Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nella mia cucina. Sono qua per farvi vedere un video che mi avete tanto tanto richiesto, appunto perché nell'ultimo periodo vi sto richiedendo, lasciatemi nei commenti tante richieste per i prossimi video. Sto cercando di esaudire tutte le vostre richieste, anche su Snapchat, su Instagram, leggo tutti i vostri commenti e messaggi e anche qua su YouTube ovviamente in primis. E una delle richieste più gettonate è stata quella di vedere una proposta di un pranzo sano, senza cucinare, super veloce, Carlita style, per scuola, lavoro, pranzo fuori, università, ma anche perché no, se, anche se per... Ma anche magari se state a casa e avete poco tempo per mangiare, non potete mettervi a preparare tante cose, piuttosto che mangiare il panino con la mortadella, qualcosa di un pelino più sano e molto molto buono, perché Carlita bada al gusto e al sano, non solo sano, sano e buono. Iniziamo subito. Io ho fame, ragazze, perché questo è il mio pranzo di oggi e non sono fuori, sono a casa, ma va bene anche a casa, insomma, una cosa veloce. Ho preparato qua, allora volevo prendere questo cestino, questo qua vassoietto col cestino che mi dava tanto l'idea del picnic con la tovaglietta, shabby chic, guardate, però è troppo piccolo ovviamente per me, quindi ho pensato a questo, ma dubito che ci vada tutto, secondo me anche questo è piccolo. Comunque ragazze, le porzioni ovviamente sono relative, sapete, io mangio molto, voi gestite voi le vostre porzioni. La fonte proteica, perché ovviamente vi farò vedere un pranzo in cui c'è importantissimo tutto: carboidrati, proteine, le verdure, grassi buoni, quindi c'è tutto molto bilanciato e molto buono. Il salmone è la mia fonte proteica, salmone affumicato. Io mangerò tutto questo che è 100 grammi, quindi è una porzione perfetta per me. E il salmone, questo è condito al sesamo a papavero, ma comunque c'era solo così, ma va bene anche quello normale, insomma, va più che bene. E il salmone è ricco di grassi buoni, quindi fa benissimo, mangiatelo anche 2-3 volte a settimana, veramente è ottimo. Non mi dite che fa ingrassare, se no mi arrabbio. Le patatine fritte fanno ingrassare, la Nutella fa ingrassare, non il salmone che fa bene. Ok, comunque qua ho preparato dei semini. Come carboidrati mangerò il riso basmati, che io personalmente adoro. Mangio sempre il riso basmati, il riso integrale, anche il riso venere, sono i miei risi preferiti. Comunque il riso basmati piace molto e che cuoce in fretta ieri rispetto a quello integrale, buh, che ci vuole troppo tempo. Io ad esempio il riso basmati io lo preparo comunque la sera prima o tutt'al più la mattina, e ne preparo anche a volte un po' in più e lo tengo in frigo se so che ho 2 o 3 giorni impegnativi dove non mi potrò dedicare alla cucina. Potete fare anche voi la stessa cosa. Cioè, voi preparate il riso magari la sera prima o la mattina e poi dovete soltanto mettere tutte queste cose in un sacchetto, in un contenitore e portarvelo dietro. E il riso basmati, cosa importante rispetto alla pasta, rispetto alla, si mantiene molto bene, cioè anche se lo mangiate dopo 2-3 ore, si mantiene buono. Perciò è ottima questa idea per un pranzo fuori, però potreste farlo anche con la pasta, insomma, c'è problema. Immancabili verdurine, ragazze, non rinunciate mai alle verdurine, le verdure sono ottime, soprattutto crude, però quelle che volete. Io in insalata la cosa più rapida, potete prendere anche quelle buste già pronte, quindi non vi lamentate. Io ho preparato dell'insalata, questa qua è l'iceberg normale, poi ho tagliato delle zucchine, queste sono tutte crude, queste le ho tagliate con questo attrezzino che, se vedete su questo canale YouTube, vi ho fatto anche il video di un piatto fatto proprio con queste zucchine crude condite, andatelo a vedere. Comunque qua le ho semplicemente tagliate e dei finocchi, ok, ce la posso fare. E praticamente questa è la mia porzione di verdure. Vedete quante verdure mangio? Le verdure fanno benissimo, soprattutto per noi donne, perché comunque ci aiutano ad eliminare tutte le tossine, a combattere la cellulite. Sono veramente ottime. Non rinunciate mai a un bel piattone di verdure, ci vuole, ecco qua. Quindi queste sono le mie verdurine. Potete mettere quelle che preferite, cotte o crude, le verdure vanno tutte bene. Yeah! Ecco qua il salmoncino che lo vado ad adagiare qua nel piatto, che vi ho detto era troppo piccolo, io già lo sapevo che era piccolo. Dopo potete decidere se mangiare
tutto assieme, cioè il riso lo potete anche mischiare col salmone e con l'avocado. Ecco qua, vi ho svelato l'altro ingrediente, che è l'altra fonte di grassi buoni. L'avocado è buonissimo perché veramente fa bene mangiarlo, sono grassi che sono ottimi per il corpo. E quindi eccola che arrivate. Amore, sì, ho sentito il profumino della pappa. Che c'è? Vedendo se cade qualcosa. E quindi vi dicevo, potete decidere se mangiare separatamente oppure mescolare, cioè potete anche mescolare pezzettini dentro il riso col salmone e con l'avocado, è ottimo. Infatti l'avocado adesso ce lo schiaffo su. Ecco qua ragazze, ho messo tutti gli ingredienti e infatti l'avocado, vi dicevo, a me piace metterlo un po', usarlo tipo condimento, quindi l'ho messo un po' qua, un po' qua, un po' sull'insalata. Poi quando mangio mi piace mischiare tutti i sapori, lo sapete, sono così. Comunque per condire io vi consiglio anche di metterci un po' di semini, che lo sapete fanno bene, tipo i semi di sesamo che già erano presenti sul salmone, sono veramente ottimi i semi di sesamo, un po' di semi di finocchietto, anche a me piacciono molto, soprattutto sul salmone, ma anche sull'insalata, un po' dappertutto, e semi di papavero. Per condire un filo d'olio a crudo, ovviamente, senza esagerare stavolta con l'olio, perché già abbiamo come fonte di grassi l'avocado e il salmone anche comunque contiene molti grassi, quindi non ne mettiamo tantissimo. Anche sale senza esagerare, un pizzichino, perché comunque il salmone affumicato contiene molto sale. Per condire queste bustine vi consiglio, ve le portate tipo se vi piace la salsa di soia, a me piace molto, no? Se vi piacciono ve le portate dietro, che io le prendo quando compro il sushi, me le danno, quindi sono così usa e getta, ma anche un po' di limone per condire, è veramente ottimo. Ecco qua, il vostro pranzo è pronto, quindi a questo punto voi dovreste metterlo in un contenitore diviso così per scompartimenti, oppure vi ripeto, potete anche prendere un contenitore unico e mettere tutto insieme, cioè insalata, riso, poi mischiate tutto, è anche buonissimo. E poi io l'ho fatto così e poi decidete voi in base ai vostri gusti. E ho aggiunto un po' di pomodorini perché mi sembrava un po' troppo verde, quindi ci voleva un po' di colore secondo me, eh? Che ne dite? Buon appetito! Yummy! Mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su per questo video e tutte le vostre richieste nei commenti. Buon appetito! Per chi dice: ah, ma non è possibile che mangi tutto quello! Ebbene sì, ho mangiato tutto. Vi confesso una cosa, ho ancora fame.